Maria De Filippi sarebbe rimasta sorpresa e stupita dopo l'annuncio di quello che sta per accadere. La notizia inaspettata. Non solo uomini e donne, tutti gli altri programmi del palinsesto invernale della televisione pubblica e privata stanno per prendere il via. Mancano poche settimane, poi il pubblico potrà riavere nelle proprie case i loro beniamini e le loro relative storie. Il dating show più longevo della televisione italiana tornerà a riempire i pomeriggi di Canale 5. Anche quest'anno Maria De Filippi saprà creare intrecci e storie appassionanti di cui non si parlerà d'altro da settembre alla prossima estate. Uomini e donne ha visto nascere moltissimi amori, alcuni finiti anche con matrimonio e figli, altri invece di più breve durata ma pur sempre intensi e appassionanti. Come dimenticare Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nonostante siano trascorsi molti anni da quando si sono lasciati, il pubblico dei De Lellis li vorrebbe ancora insieme. Oppure Alessio Corvino e Lavinia Mauro, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, Tommaso Scala e Flavia Fiadone, Marco Fantini e Beatrice Valli, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Potremmo elencarne moltissime altre andando a ritroso fino al lontano 1996, data della prima puntata in assoluto di Uomini e Donne. Non sono stati ancora resi ufficiali i nomi dei tronisti e dei corteggiatori dell'edizione che sta per cominciare. Ma è certo che Gianni Sperti e Tina Cipollari siederanno al loro storico posto di opinionisti. Non ci sarà invece Gemma Galgani e a proposito di questo, c'è una novità che secondo i rumors avrebbe lasciato Maria De Filippi molto sorpresa. Maria De Filippi è sorpresa, che succede in TV? Gemma Galgani potrebbe passare alla concorrenza. La Rai ha annunciato un nuovo programma, un dating show simile a Uomini e Donne. Andrà in onda dal 9 settembre e l'ex dama potrebbe prenderne parte. Al timone del programma ci sarà Mara Venier. Secondo il settimanale Nuovo TV, Maria De Filippi sarebbe rimasta sorpresa dalla notizia. Non se l'aspettava, è stupita. Tuttavia la signora di Mediaset è convinta che le stagioni dell'amore non sarà molto simile a Uomini e Donne, è convinta però, che sarà qualcosa di diverso, ha aggiunto il settimanale. In effetti esiste una differenza tra Uomini e Donne e le stagioni dell'amore. Il nuovo dating show, a quanto si apprende, è dedicato a persone con un'età più avanzata. I protagonisti saranno tutti over 60 e si incontreranno attraverso altri protagonisti del programma che hanno un'età più giovane. Ma cosa c'entra Gemma Galgani? Secondo il settimanale Nuovo TV, la storica dama di Uomini e Donne potrebbe non tornare più nel programma di Maria e prendere parte alle stagioni dell'amore.